Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale per questo nuovo video spacchettamento del weekend, del fine settimana. Vorrei mostrarvi in questo video alcuni prodotti che mi sono arrivati dall'Austria, sempre tramite la Prez Media. Periodicamente io faccio qualche ordine e in questo ordine sono arrivati alcuni titoli interessanti, tra cui anche un titolo con audio italiano. Altri invece non hanno la traccia italiana. Io direi subito di cambiare angolazione, così vediamo tutto nel dettaglio. Bene, allora io direi di iniziare subito con il primo prodotto. Il primo prodotto è questo qui, The Bad Guys. Per chi ha seguito gli ultimi video, avevo spiegato appunto un aneddoto su una mia ordinazione tramite Prez Media. Praticamente avevo ordinato durante i saldi estivi, perché loro spesso fanno dei saldi estivi a prezzi molto molto convenienti, e avevano messo in vendita The Bad Man, che sarebbe questo film qui, The Bad Man edizione Collector's Edition a 4 dischi a 25 euro, e quindi ho subito ordinato questo prodotto qui, salvo poi la settimana successiva, quando mi è arrivato il pacco, mi è invece arrivato questo prodotto qui, The Bad Guys. Quindi hanno fatto un errore di spedizione. Poi comunque abbiamo risolto, mi hanno fatto il bonifico dell'importo pagato e mi hanno comunque lasciato questo prodotto, che io sinceramente non conosco. È un action movie asiatico, coreano, girato più o meno 2-3 anni fa, nel 2018-2019. È sempre una collector's edition della Nameless, che adesso andiamo a spacchettare. Allora, come spesso accade in Germania, questi prodotti hanno diverse cover. Questa è la cover D. Hanno sbagliato, però potevano sbagliare anche la cover, perché c'erano cover molto più belle. Ovviamente sto scherzando. Collector's Edition, One Squad to Catch Them All, Nameless Video International. Questa è la costina del Mediabook e questo è il retro. Un Asia Action Uncut, edizione limitata e numerata, come possiamo vedere Nameless la numero 124 su 333 copie, e questa sì è la cover D. Come audio abbiamo il tedesco e il coreano in 5.1, ci sono anche dei contenuti extra come il teaser, il trailer, TV spots, making of 1 e making of 2, cast, gradings e character trailers. Quindi questa diciamo che è una cover che si ispira un po' alle vecchie VHS. Andiamo a sfogliare il Mediabook, qui abbiamo il disco. La carta è sempre ottima di questi Mediabook, mi sembra comunque un action con ingredienti comici, almeno così mi sembra dalle varie immagini, dalle varie fotografie. Se avete visto questo film, magari fatemelo sapere tramite i commenti, se vi è piaciuto. Non so nemmeno se è uscito in Italia. E questo è il booklet, e qua abbiamo anche il disco in DVD. Chissà quando termineranno di fare questi combo Blu-ray e DVD. Posso capire il combo Blu-ray 4K, ma il Blu-ray DVD credo che siamo arrivati al momento di non farlo più, ovvero di distribuire direttamente questi Mediabook in un unico formato, ovvero il Blu-ray. Andiamo invece a vedere il prossimo prodotto. Questo invece me lo sono già guardato e sarebbe il film Children Should Play With Dead Things, L'assedio dei morti viventi. Questa è una pellicola girata negli anni 70, nei primi anni 70, dal regista Bob Clark. Qui ce lo troviamo con il nome Benjamin Clark, ed è un horror sugli zombie. In pratica parla di un gruppo di attori, di teatranti, che vanno in questa isola e in poche parole fanno resuscitare
i morti per errore da un cimitero. Un film comunque che si lascia guardare, niente di particolare, è uno di quei film che non so se riguarderò mai più, però mi ha fatto piacere comunque vederlo. Diamo un'occhiata all'interno, ecco qua, questo è il Blu-ray, niente male la qualità video. Di recente è stata anche annunciata un'edizione americana con tantissimi contenuti speciali. Ecco qua. Qui abbiamo i vari protagonisti del film. Qua c'è il regista di questo gruppo, di questi attori teatrali. Non è che il cast sia proprio di serie A, però comunque non malacci. Anche il trucco degli zombie non è che mi abbia stupito tantissimo in maniera positiva. Molto testo, molto testo. Niente, poche immagini. Ecco qua ce n'è un'altra. E qui c'è l'immagine finale. E questo è il disco con il film in DVD. Non abbiamo contenuti speciali in questa edizione, infatti giriamo un po'. Abbiamo semplicemente il trailer originale del film, una build gallery, ovvero una galleria fotografica, e il booklet che abbiamo appunto all'interno. Come tracce audio abbiamo tedesco e inglese in DTS HD Master Audio 2.0, sottotitoli solamente in lingua tedesca, e per quanto riguarda l'aspect ratio è 1.85. Anche in questo caso si tratta di un'edizione limitata, questa è la cover E di 222 copie, la mia è la numero 98. Esistono altre cover che adesso vi mostro qui sulla sinistra. Questo l'ho pagato in offerta a 19,90 euro, quindi a mio parere comunque è un buon prezzo. In Italia non abbiamo il Blu-ray, con tutta sincerità non so se è mai uscito in DVD, sicuramente non è uscito in Blu-ray. Bene, quindi questo è il film L'assedio dei morti viventi della NSM Records. Passiamo adesso invece al terzo prodotto, questo invece contiene la traccia italiana, ovvero A Quiet Place Part 2. Non guardate il prezzo perché l'ho pagato solamente 12,99, sempre appunto tramite le promozioni della Prez Media. So che esiste anche la versione Steelbook in 4K, però c'era in promozione questo in Blu-ray e quindi alla fine comunque mi sono accontentato del Blu-ray. Il secondo non l'ho mai visto, quindi sarà una prima visione. Il primo mi era piaciuto, l'ho visto al cinema. Ricordo ancora la mia esperienza al cinema. Eravamo soltanto io, mia moglie e un nostro amico, quindi solo noi tre a guardare questo film. Quindi c'era molto silenzio, perché per chi ha visto il film sa di cosa sto parlando. Ok, quindi abbiamo questa steelbook lucida, con effetto lucido, con i tre personaggi dall'alto, le icone, meglio dire, dei tre personaggi. Nel cast abbiamo Emily Blunt e John Krasinski. Questa è la costina. Anche del primo acquistai l'edizione Blu-ray in formato steelbook. E questo è l'interno, con questa immagine qui. Questo invece è il disco 1080p. Paramount, e quindi troviamo anche la traccia italiana, oltre al tedesco, francese, portoghese, spagnolo e turco. Tra i contenuti speciali abbiamo Tagebuch des Regisseurs, Ter 3 mit John Krasinski, che sarebbe appunto l'agenda, gli appunti del regista, e poi abbiamo diversi extra come gli effetti speciali e altri extra che possiamo leggere qui in basso. Ecco qua, rimettiamo la steelbook con il suo flyer e passiamo adesso invece all'ultimo prodotto. Ecco qua, il film The Suckling. Questo è un film di cui sento parlare da tantissimi anni, un B-movie americano di inizi anni 90, se non sbaglio 90-91. Parla di questa donna che sta attendendo un bambino e va ad abortire in un bordello che funge da clinica per aborti,
il feto del bambino viene poi scaricato nella fogna e il feto però non muore, diventa per via delle sostanze chimiche che ci sono all'interno un vero e proprio mostro e si prenderà la sua rivincita. Questa è la costina e questo è il retro. Stiamo parlando anche in questo caso, come i primi due titoli che vi ho mostrato, di edizioni limitate numerate, quindi questa è un'edizione limitata a 250 copie, la mia è la copia numero 192 della 84 Entertainment. Qui abbiamo anche diversi contenuti speciali, come possiamo vedere abbiamo video cannibali, The Suckling, poi abbiamo intervista con il produttore, ci sono diversi contenuti extra di circa 115 minuti. Per quanto riguarda la traccia audio, doppia tedesca-inglese in Dolby Digital 2.0. Andiamo a dare un'occhiata all'interno. Disco Blu-ray. Non mancano le scene osè. E qui, a differenza del prodotto precedente, abbiamo anche parecchie fotografie oltre al testo. Ecco qui il feto, il mostro. Sono curioso di vedere questo film, che appunto sento parlare da tantissimi anni. E qui abbiamo la controparte DVD. Ecco qua. E quindi questi erano i quattro prodotti che mi sono arrivati dalla Prez Media. Bene, il video spacchettamento di questo weekend termina qui. Questi erano gli articoli acquistati tramite la Prez Media. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto, metteteci pure un like, un commento. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi film, se li avete visti. E noi ci vediamo molto presto per ulteriori video unboxing. Ciao a tutti!